Parsifal! Parsifal, sono l'Ancillotto! Testa di cazzo, sto appunto parlando. Verditi sono partiti verso l'Africa orientale, portavano uno zaino sulle spalle, con quello si grattarono le palle, dei cannoni son di ferro e quelle dei fucili son di piombo. Il generale si chiamava Pietro e tutti glielo misero nel di dietro, monumento di Mazzini, giocavano a scopone i ragazzini. E approfittando della scura sera, ognuno si faceva la propria. La sega del falegname era lucente, la donna sotto l'uomo si distende. Si distende come un fil di lana, una grandissima signora, nanna 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 nanna. Parsifal! Parsifal, sono l'Ancillotto! Cioè, scusa, volevo dire, sono Re Artù, il capo dei cavalieri della tavola rotonda! Parsifal! Tutto ok, ragazzi, tutto ok. Mi era sembrato di vedere il cavaliere della tavola rotonda. Mi sono sbagliato. Chiedo venia. Ah, praticamente passo più tempo dal benzinaio che tempo lo trovo in giro. Allora, consuma meno, no, codino, cazzo! Mio buono, vai ad acqua gasata, no? Ferma lì, ferma lì! Oh, signor! Oh, la madonna! Che cazzo ci aveva nello scarico, mio buono? Un tuono ultra turbo, esageratamente power? E poi era un Abarth, cioè, neanche avesse avuto una Ferrari, cazzo. Comprati una Ferrari, no, Dio buono, non scassare i coglioni con sta Abarth. Naturalmente niente contro le Abarth, eh? Anzi, cazzo, non desidero altro che un Abarth. Vaffanculo, va. Abarth, sto Dio. Ah, basta poco per divertirsi. Una rotondina, una controsterzata, per volte che vanno via di liscio di traverso, basta. Siamo gente semplice noi. God save the Queen. We use our loud exhaust to communicate. Ho capito, parla come mangi, cazzo, di. Io ho lo scarico aperto perché quando passo voglio sentire la toppa. Voglio sentire la toppa, mi correggo. Voglio che la toppa si giri a vedere quanto sono bello e figo. Hai tutta la storia del road pipes save lives. Sì, beh, certo, cazzo, ovviamente se mi senti arrivare, mi senti arrivare. Magari, probabilmente, non apri la portiera mentre passi. Ecco, testa di cazzo, sto appunto parlando. Io non ho... Tutto sto discorso qua, questo coglione non ha sentito un cazzo. Allora, sto facendo il vlog, come un vlogger di quelli potenti, sul discorso degli scarichi aperti, chiusi, di quanto sia importante, e nel mentre, nel più bello, cazzo, nel più bello in cui sto descrivendo le potenzialità, le peculiarità di avere uno scarico aperto rispetto a uno scarico chiuso, tu stronzo mi giri lo stesso. Ma allora sei proprio un pirla. Ragazzi, sono in modalità esaltato a manetta, vi dico solo questo. Devo essermi bevuto un po' della 180 anni. Lo sferlicio in maniera aggressiva, così. Uno, due, pum! Mi rifiondo a destra, poi a sinistra. Un pazzo furioso. Ci passo. Dai, cazzo, forza! Diamoci una mossa che devo andare col codo all'elefantentenken. Elefantentenken. È venuto un flashback, ragazzi. Oh, buongiorno. Dunque, stavo parlando del mio flashback prima di aver salutato le chips. Dicevo che mi è venuto questo flashback, non so, mi è venuta voglia di giocare con le micro machine. Adesso, contando che non sono un bimbo di 12 anni, voglio giocare con le micro machine. Sono quelle cose che ti prendono, no?
po' come le donne in gravidanza che a un certo punto hanno voglia di cioccolata alle 3 del mattino. Cazzo, non rompere i coglioni alle 3 del mattino, c'è voglia di cioccolata. Bene, perché noi maschietti dobbiamo essere diversi? Cioè, chi stabilisce che noi maschietti non dobbiamo essere capricciosi? Dunque, voglio giocare con le micro machine. Devo andare a recuperare da qualche parte tutte le mie micro machine che avevo, cazzo. Da solo, così gioco da solo. Siamo dell'erotica, tifosi della Lazio, siamo pieni di libidine, non ci rompete il cazzo. Semaforo funziona o non funziona? Non funziona, signora, passo io, precedenza ai draghi, cazzo.